sono dichiarazioni umori che secondo me sono fuori luogo, perché c'è un mercato ancora aperto fino al 31 agosto. Abbiamo dimostrato comunque in questi anni che le operazioni migliori le abbiamo fatte alla fine del mercato. Lanciano un cantiere, non so dove la gente crede che ci sia una dismissione o che sia qualcosa di simile, perché non c'è nessuna dismissione in corso. Arrivano offerte per i nostri giocatori, noi abbiamo il dovere, dico il dovere, di valutarle. Ce la faremo a trattenerli se le offerte non saranno consone. C'è un mercato aperto, come tutte le squadre di calcio del mondo. Succede che se arrivano offerte dei propri giocatori si valutano, e se sono consone alle richieste verranno ceduti. Le volontà le conosciamo, le offerte le sappiamo, quindi vediamo un attimo come andrà a finire. Essere addirittura d'arrivo Alessio Cranio, che seguiamo da un bel po', quindi diciamo che è fatto al 99,9%, aspettiamo soltanto che ufficializzino Terracciano il Cagliari, credo stiano facendo Terracciano. Dopodiché c'è un difensore centrale da prendere, un terzino sinistro, l'attaccante, perché io e me lo sapete tutti come è finita. Quindi c'è ancora tanto da fare, non vedo questo disfattismo da dove venga, perché veramente mi sembra fuori luogo. Mi lasciano molto, molto deluso da quello che sto leggendo e quello che si sente, l'area che si sente in giro, perché mi sembra il Lanciano è sempre stata una squadra che ha lanciato giovani, perché mi ricordo l'anno scorso che Andrea Conti appena arrivato è stato fiscato tutto l'anno. Quest'anno Andrea Conti rimane in Serie A e nessuno conosceva Andrea Conti, ma posso fare una lista lunga forse qualche metro di ragazzi che sono venuti qua oggi, sono in categorie maggiori o addirittura comunque sono protagonisti in questa stessa categoria. Non vedo veramente questo disfattismo dove la gente lo trova, ma anche all'interno dove si trova questo disfattismo, perché non esiste. Io sono fiduciosissimo che la Genoa farà il suo campionato come tutti gli anni ha fatto. Ma ripeto, cioè, la società ha tempo fino al 31 di agosto, l'ha sempre fatto. È chiaro che lì dove in questo momento, ripeto, c'è bisogno di completare l'organico e quindi a maggior ragione faccio fatica a pensare ad altre cessioni, perché appunto le difficoltà per completare l'organico poi aumenterebbero, perché il tempo stringe, quindi dando via due giocatori così importanti è chiaro che poi, ripeto, bisogna trovare innanzitutto delle alternative valide, ma ho già detto l'importanza di un giocatore come Antonio Piccolo anche per la scelta del modulo, e sinceramente a 10 giorni dalla chiusura del mercato risedersi al tavolino e riprogrammare tutto un progetto tecnico faccio un po' fatica. Non c'è tensione, c'è solo visione di una realtà dove, ripeto, si sta creando una situazione spiacevole, perché, ripeto, l'ambizione di un allenatore e di una squadra magari vanno in contrasto con delle esigenze della società.